Ragazzi, da come potete vedere nel mio computer, sono le 2:46 del 1 aprile 2017 e io sono qui a fare questo video nel cuore della notte. È uscito su Google Maps questo pesce d'aprile, perché adesso tutte le case produttrici faranno gli scherzoni, come mi ricordo quello dell'anno scorso della Razer, che aveva fatto questo Mamba volante, ed era tipo il troll del secolo. Invece sto anno Google ha voluto fare una cosa molto molto trollosa, e dite: perché stai registrando solo adesso e non lo stai registrando domani? Stanno addormentando i porpastrelli. Se lo registravo domani, ragazzi, significa che questo video lo devo far uscire domenica. E siccome questa cosa è giocabile solo oggi, preferisco appunto fare un video così, con un tono di voce un po' più basso, e mi mostro oggi questa cosa di Google Maps che mi ha fatto abbastanza ridere, che tra l'altro è molto figo e divertente. Allora, di che cosa stiamo parlando? Come avrete letto dal titolo, possiamo giocare, raga, a Pac-Man nella nostra città praticamente, oppure dove cazzo ci pare. Perché entriamo su Google Maps. Come potete vedere, questa è la città di Palermo. Se entriamo su Google Maps, ci appare qui in basso quest'icona con inserisci gettone. Tra l'altro, se vedete che ho scaricato un'immagine di un souk perché l'avevo mandata alla mia ragazza per una cosa, vabbè, lasciamo stare. Inserisci gettone, noi praticamente possiamo giocare in questa porzione di mappa. Voglio giocare al Teatro Politeama perché è il teatro più famoso di Palermo. Anzi, no, facciamo il Teatro Massimo. Facciamo il Teatro Massimo, uno dei grandi teatri d'Europa, e quindi facciamo così. Guardate quanti negozi ci sono e quanti ristoranti. Cioè, manco io lo sapevo ci fossero tutti questi ristoranti nella mia città. E adesso non dobbiamo fare altro che fare qui, inserisci gettone, lui ci calcolerà automaticamente l'area sulla quale giocare e ci parte il gioco, ragazzi. C'è veramente qualcosa di impressionante. Allora, tutto quello che dobbiamo fare, era meglio che il gain lo alzavo leggermente. Ok, quello che dobbiamo fare adesso, ragazzi, è giocare sostanzialmente a Pac-Man. Come si gioca? Utilizza le frecce della tastiera per muovere Mr. Pac-Man. Abbiamo 5 vite e ovviamente lì ci sono i bastardi che ci vogliono uccidere. Quindi facciamo così, ragazzi, inizia il gioco di Pac-Man vero e proprio. C'è una cosa assurda. Stiamo giocando nella nostra fottuta città. Come potete vedere adesso, tipo, a me viene naturale dire qui siamo in via X, ma in realtà non le conosco, le vie della mia città. Conosco. Sono fottuto, perfetto. Come potete vedere, Pac-Man sono una bellissima sega. Però, ragazzi, andiamo in via Maqueda, che è zona pedonale. Quindi lì magari forse i mostriciattoli non entrano. Ho detto una cazzata. Ok, siamo in via Maqueda, ragazzi, incredibile. Stiamo camminando nella zona pedonale. Adesso usciamo dall'alto, probabilmente. Ok, finire questo quadro secondo me è impossibile. Perché prima ho fatto una partita, e secondo me, che anche ha cambiato da solo direzione, che anche la strategia vincente per giocare a Pac-Man e per vincere a Pac-Man su questo Google Maps è quello di selezionare porzioni di mappa che hanno poche strade, tipo qualche piccolo paesino, qualche cazzata del genere. Perché in questo è impossibile perché ci sono 252 miliardi di strade. E quindi qua praticamente vincere è impossibile, anche se potremmo fare una strategia. Intanto proviamo, vediamo se. Intanto esaurisco le vite. Tutto in questo quadro, chiamiamolo così, in questa porzione di mappa. Se non dovessi riuscire a finirlo e perdo tutte le vite, cosa molto probabile, andrò in un paesino del cazzo, e vediamo di fare qualche Oh, tu vieni qua, vieni qua. Vieni qua, basta. Guarda, guarda che infame. Ok, e di fare qualche score qui. Comunque, ragazzi, provatelo perché è veramente qualcosa di divertente, cazzo. E ovviamente ci sarà solo oggi che il pesce d'aprile. Mi dispiace perché mi dispiace che la Google, appunto, lo toglie. Anzi, l'abbia introdotto solo per il pesce d'aprile. Perché in realtà potrebbe essere una cosa molto divertente da fare. Poi, cioè, se ci sono riusciti, perché dovrebbero toglierlo? Cioè, ci hanno lavorato a sta cosa. Voi pensateci che dietro ci sono stati dei programmatori e degli sviluppatori che hanno lavorato a sta cosa. Quindi, perché toglierlo e sfruttarlo solo per un giorno? C'è tanto lavoro per un solo giorno? Ma no, dai, lasciatelo sempre, perché è molto divertente. Intanto non sta andando molto bene, ma nemmeno troppo. Ma dove sono? Cioè, capito? Da quante cazzo di strade ci sono? Non si capisce niente, né dove devi andare, né dove spunta una strada. Non si capisce niente, non si capisce. Però ce la facciamo tutte tranquillamente. Cioè, mi sto impegnando a giocare a Pac-Man su Google Maps e a fare questo pesce da. Sono fottuto. Sono fottuto. No, raga, sono veramente una sega primordiale a giocare a sto gioco. Mamma mia, veramente che pippa. Una pippa di quella giusta sono. Ce la posso fare. Credo di farcela. Ho 2 vite. Però credo di potercela fare, ragazzi. Non lo so. Allora, quel pezzettino me lo lascio. Facciamoci tutte queste viuzze qui piccolissime. Via, via, via. Sono fregato, sono fregato. Sono fottuto, fregato. Fottuto, fottuto, strafottuto. Invece no, forse riesco a scappare. Forse. Oddio, vai così? Da dove esco? Da dove esco? Da dove sono uscito? Da lì, guardate. E adesso che cazzo faccio?
Cioè, raga, non si capisce niente. Ok, dato che questa zona è abbastanza safe, ok, non è più safe manco per il cazzo. Ragazzi, sono fottutamente fregato. E invece voglio provare a fregare il sistema così. Da dove sono uscito? Ma da dove cazzo sono uscito? Ok, sono uscito da qua in basso, incredibile. Cioè, guardate, non si capisce niente con le grandi città, comunque con le strade grandi. Non si capisce nulla. Ora, proviamo a... Poi non si capisce nemmeno... Guarda, io premevo a destra e andavo in basso, dai, che palle. Poi non si capisce nemmeno che cazzo di tasti di premere. Palermo non è una buona città per giocare a Pac-Man. Dobbiamo trovare qualche paese scordato da Dio per poter giocare con poche strade e massimi risultati, perché praticamente il livello ce lo scegliamo noi, figa. Però, dai, per essere bordello, non sta andando per niente male, non sta andando per niente male. Cioè, quasi quasi potrei finire... Guardate, poi un circolo vizio... No, dai, ok, Wart. Ok, facciamo così. Cioè, guarda, raga, è impossibile. No, sono fregato totale. Game over. Va bene. Return to Google Maps e andiamo a scegliere un paesino scordato dal mondo. Vediamo qualche paesino. Tipo, ok, no, Villa Abate no. Tipo, guardate qui, questa zona potrebbe essere molto figa da fare. Tipo questa qui. Ma la fa fare? Vediamo. No, sembra che Pac-Man qui non possa giocare. Quest'area non dispone di strade sufficienti per far circolare Pac-Man. Ma vaffanculo. Qui non sembra per niente male. Prova qui. Dai. Ci sono tre strade. Oh, ma dai, veramente. Proviamo a dezoomare lievemente. Dai. Dai, qui per forza devi. Oddio, che burro. No, raga, guardate qui che c'è praticamente una strada principale. Abbiamo fatto tutto. Cioè, c'è una strada principale. Abbiamo fatto tutto. Questo lo finisco per forza. Cioè, guardate qui che già me li mangio tipo uno. Ok. Punto di sotto. Vieni qua, infame, perfetto. No, raga, adesso ci faccio fare tutta la strada principale e siamo a posto. Incredibile. Lì c'è quella piccola zona che questo adesso gira e mi rompe i coglioni. Ok, facciamo così. Ti frego. No, Gira. Madonna. Vai in basso. Ok, adesso non so da dove cazzo esce. È uscito dal basso. Ecco, lo sapevo io che sono fregato. Lo sapevo io che sono fregatissimo. Forse no. No, raga, è troppo figo sto. Vieni qua. Cioè, che capito? Io a che livelli sto arrivato? Mi sto impegnando seriamente per... Fregato. Oddio, giuxato. Mamma mia. Ecco. Però adesso sono abbastanza fregato. Vaffanculo. Vabbè. Direi poco male, perché adesso possiamo farci quest'ultima zona di piazza, diciamo così. Adesso ci facciamo quest'ultima strada. Ed è la... Come si fa? Ok, guarda, non mi andava, cazzo. Non mi andava. Come si fa? Adesso da dove mi esce? Dai, che questo lo concludiamo. Destra, figa. Oddio, ce l'ho fatta. Ho premuto tasti a muso, ma ce l'ho fatta. Level up. Ah, vabbè, adesso si sale di livello come il normale Pac-Man. I bastardelli vanno più veloci. Il tempo per mangiarli dura molto meno. E quindi tutte ste belle cose. Mamma mia, ragazzi, mi sto impegnando per giocare a Pac-Man su Google Maps. Questa è una cosa molto strana e non mi sembra vero che io stia facendo una cosa del genere. Eppure la sto facendo, eppure il Pac-Man sta andando da solo. Quindi ragazzi, nel mentre va da solo il nostro caro Pac-Man, direi che per questo piccolo e breve video possa essere tutto. Non so quanto sia breve in realtà. Spero che questo video vi sia piaciuto, fatto così alla veloce. Adesso lo monterò. Non giro, cazzo! Adesso lo monterò, si sono fatte le 3 del mattino. Non so quando finirò di montare questo video, ma sti cazzi, ci tenevo a farvi vedere questa cosa. Tra l'altro oggi è sabato, non ci dovevano essere video, quindi prendetevi questo video fatto così, bello alla veloce, e andate a giocare a Pac-Man nella vostra città e fatemi sapere se siete stati bravi o meno. Quindi ragazzi, per questo video è tutto, la Jumpitech è tutto, ho detto due volte tutto, e ciao ciao!